Buonasera Leandro Maggi, siamo nel backstage con Filippo Grandini di questo gruppo nuovo, di questo gruppo nuovo, fondamentalmente un nuovo format che si chiama Italia A90. Italia 90, chi guarda il logo capisce un po', esatto, se guardi il logo capisci un po' qual è il perché si chiama Italia 90. Allora, due anni di Covid, finalmente si riprende a suonare, voi vi state riprendendo anche fisicamente, psicologicamente come tutti i musicisti, come va? Abbiamo ripreso alla grandissima perché avendo tre progetti noi abbiamo fatto un'estate, stiamo facendo un'estate veramente incredibile, ma ancora oltre le aspettative, quindi siamo molto contenti. Ecco, ricordiamo, voi siete anche il gruppo Timodà, gruppo Riflesso, per chi vi ha seguito anche in TV avete fatto quel format di Carlo Conti, The Band. Tra l'altro meritatamente dovevate andare avanti, però sappiamo come vanno le dinamiche televisive, va bene, stendiamo un drappo pietoso sulla cosa, però è stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti. Allora, quanto è importante aver passione per fare questo lavoro? Perché poi chi non l'ha fatto, io un pochino l'ho sfiorato, cioè non sa che dietro ci sono 12 ore tra il viaggio e ritorno a casa, si ritorna a casa tardissimo. Cioè, quanto è importante la passione fondamentalmente? È tutto. La passione è tutto, perché se tu devi mettere in conto i sacrifici che fai, tutto il lavoro che ci vuole per creare dei format, per creare dello show, per stare insieme, per vivere più di 120-130 giorni insieme ad altre persone fuori casa facendo tantissimi chilometri, la passione non è fondamentale, è più che fondamentale. Guarda, io dico sempre che non serve passione, serve amore, perché la passione passa, l'amore no. Ecco, la musica come sta andando? Lo vediamo, praticamente c'è molta elettronica, però qualcuno ha detto, per esempio Fossati ha detto una cosa giustissima, ai miei tempi, diceva Fossati, erano le major, le case discografiche che decidevano, oggi se uno si può produrre ci sono i social eccetera e quindi puoi diventare, voi ne siete un esempio, praticamente avete un gruppo che... tante persone che vi seguono, nei social siete fondamentalmente importanti, e quindi è cambiato da questo punto di vista? Dipende molto da quello che fai, cioè io ho un progetto di roba inedita, di canzoni mie, non è facile per niente uscire dal punto di vista inedito oggi in Italia, e forse era più facile una volta, cioè in questo momento c'è talmente tanta carne al fuoco che là fuori ci sono sicuramente i nuovi Battisti, i nuovi Baglioni, i nuovi Venditti, ci sono là fuori, ma probabilmente non se ne accorgerà mai nessuno. Perché? Perché sono dentro un calderone, che è il calderone del web, che è veramente incredibile. Oggi le major e le case discografiche in generale scelgono un prodotto veloce, scelgono un prodotto che è facile e poco costoso da buttare fuori. A parte i Maneskin, che sono un progetto a parte, che conferma la regola. Però è un discorso che oggi esce solo quello che è economicamente facile e veloce da buttare fuori, soprattutto poco dispendioso, perché la musica purtroppo non porta più gli introiti alle major, alle case discografiche che portava una volta. Però per contro ci sono, come nel vostro esempio, ragazzi che veramente sanno suonare. No, ci sono. A fronte di tanti ragazzi che non sanno suonare, questo qua è il problema. Allora, spesso ti trovi a fare i conti con della gente che sa suonare, che sono veramente bravi, che sono degli artisti a tutto tondo e fanno delle cose impressionanti, che sono nell'ombra, e ti trovi il totale incapace o comunque uno che ha avuto la botta di culo, esatto esattamente, che porta avanti, che arriva ad altissimi livelli, e dopo lì c'è solo una cosa che fa la differenza: il tempo. Chi rimane rimane. Ok, chi... voi rimanete, perché ormai tre gruppi importanti. Quanto tempo è che suonate voi? Sono 18 anni che suoniamo insieme. Siamo maggiorenni quest'anno. Grazie Filippo, è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie, e naturalmente vedervi. Adesso vi facciamo vedere un po' di cose, ci vediamo alla prossima. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Everybody. Ciao mamma, guarda come mi diverto. La voce! Ale! Vai! Ale!
Ci siamo!